Tradizionale festa per lo scambio di auguri nella sede della Federazione Italiana Gioco Calcio Pistoiese, con la consegna della strenna ai consiglieri, ai collaboratori e ai giornalisti. A fare gli onori di casa il presidente Roberto D'Ambrosio e Stefano Riccomini, consigliere regionale della Federazione Gioco Calcio. Tra gli ospiti Massimo Doni, presidente della sezione AIA, Associazione Italiana Arbitri, e Claudio Nassi, ex dirigente sportivo. In prossimità delle feste ci ritroviamo tutti quanti con i collaboratori, i componenti della delegazione per scambiarci gli auguri. Abbiamo fatto un piccolo resoconto della prima parte della stagione sportiva. Secondo noi abbiamo mantenuto le stesse società degli anni precedenti, abbiamo organizzato tutti i campionati e le cose anche da un punto di vista comportamentale sui campi sportivi stanno discretamente andando bene, anche meglio dell'anno scorso. A livello regionale, che è il mio compito, sicuramente è stata un'annata importante, un'annata difficile. Siamo ripartiti in maniera difficile perché sicuramente ci sono sempre più problematiche, sicuramente in questo calcio, che competono anche a livello dilettantistico. Per quanto riguarda a livello dilettantistico, su Pistoia credo che siamo in osi molto felice. Abbiamo riscritto tutte le squadre che erano presenti in tutte le categorie, vuol dire sono contento di come lavora la delegazione, contento di come si sta facendo calcio a Pistoia. Quest'anno è stata un'annata molto positiva per la nostra sezione, in quanto partendo dal basso abbiamo immesso 30 ragazzi nuovi a gennaio che hanno dato degli ottimi risultati. E quest'anno siamo già a 21 che faranno l'esame ora dopo le feste, sperando che diano gli stessi risultati degli ultimi ragazzi, questo partendo dal basso. I ragazzi poi che vanno per la regione si stanno facendo onore sia a livello di eccellenza, a livello di promozione, tutti i vari campionati giovanili e quelli a livello nazionale, come saprete è inutile stare a rammentare Massimiliano Irrati, che sapete tutti quello che sta facendo, ma anche più in basso a partire dalla Campro c'è Francesco Meraviglia e Alberto Fiero, stanno facendo molto bene e potremo avere degli ottimi risultati a fine stagione, a giugno, e poi anche in Serie D e in interregionale. Agli scambi interregionali sia Guido Jacopetti che Giacomo Bianchi come assistente stanno facendo molto bene, quindi direi un'annata molto positiva.